entro dentro, libreria, prendo praticamente questa tabella, faccio mostra, ecco, allora, questo qua, Giulio Verne. Perché non me la fa morire? Ah, no, vabbè, adesso non c'è niente. Allora facciamo, andiamo su. Perché non lo fai modificare? Libri autori. Fa inserisci, no? No, bisognerebbe fare modifica. Però questo affare qua non me lo fa modificare. Perché non me lo fai modificare? Vedi, mi sa che da una parte se abbiamo migliorato la cosa mettendo praticamente allora, libri autori, se io faccio struttura, vedi, mi manca la cosa modifica la tabella. Allora, proponi struttura tabella. Ah, c'è modifica accanto là. No, modifica, modifichi il campo, non modifichi praticamente la cosa. Vedi, cambiando il motore è cambiata pure la cosa, questo perché è un bug di sto sistema. Allora, vediamo un po' Quindi come posso. almeno io. Fermo, fermo, no, fermo, fermo. Io lo faccio a manina io, e poi così poi vedete come lo vedremo quando facciamo dentro PHP. Intanto ve lo faccio a manina io. Se voi mi aprite questa tabella che mi date una mano, allora io faccio, me ne vado qui dentro e faccio. Voi vedete solamente lì se scrivo bene i campi. Update, che già capite che vuol dire aggiorna. Libri. Autori 7 P de qualifica uguale a 1 UR il P de autore è uguale a 1 and P de libro è uguale a 1. Queste cose dovete impararle a far scriverle a mano, eh. Queste cose tutte che impareremo a scrivere a mano. Io praticamente ti sto dicendo, prendi la tabella libri autori, prendi il campo P di qualifica, lo imposto uguale a 1, ma solo per quel dove sono verificate queste condizioni, che P di libri è uguale a 1 e P di autore è uguale a 1. Faccio esegui. Non, poi lo vediamo se lo intanto fatemi aggiornare praticamente il mio. Vedi, e ci ha messo 1. Adesso devo fare esattamente la stessa operazione per questo campo e gli devo mettere uguale a 2, ok? Mi sono scordato di memorizzarmi la query, vedi? Allora, facciamo update. Libri underscore autori. Libri underscore autori. 7. 7. Bit underscore qualifica Bit uguale qualifica uguale a 2. UR. Bit libro. È uguale a 1 and pit autore è uguale a 2 nella copia sto giro così non ci rimango fregato Ctrl C la metto qui dentro vedete abbiamo cambiato motore e c'è già una cosa che funziona purtroppo faccio esegui. No, ho scritto P qualifica. No, ok, P de qualifica. Mi ero scordato una D. Ok, salva. Faccio esegui. Perfetto. Me ne vado dentro la tabella mia e mi ha messo 2, che è esattamente quello che volevo. Cioè, Pinco Pallo ha partecipato al libro Dalla Terra alla Luna non come autore, ma come curatore. Ok? Mi manca il terzo record, mi manca il terzo record, in cui praticamente è 20.000 righe sotto i mari, c'è un'unica persona che ci ha partecipato, Giulio Verne, ci ha partecipato come autore. Ok? Quindi qui dentro devo fare un update di questo record e mettere P di qualifica uguale a 1. Chiaro? Allora mi ricopio questa query. Copia. Me ne vado qui dentro, faccio incolla. Allora, libratore 7, P di qualifica uguale a 1, UR, P di libro uguale 2 e P di autore uguale 1. Ok? L'inverso.
esegui. E quindi adesso noi abbiamo caricato praticamente tutti i nostri record. Adesso io voglio capire se questa struttura che ho costruito con un'ulteriore relazione tipo una monti che ha generato una terza componente di questa relazione monti a monti mi permette di estrarre i record in maniera esatta, cioè le informazioni in maniera esatta. In particolare io voglio provare a estrarre tutti le persone che hanno partecipato praticamente ai libri come autori oppure che hanno partecipato ai libri come curatori, no? Allora, datemi come al solito una mano per quanto riguarda i nomi dei campi, SQL, io qui dentro scrivo select libro nome, virgola, cognome, virgola, qualifica. Non era libri? No, libro è il nome del campo, nome è il nome del campo, cognome è il nome del campo, qualifica è il nome del campo, libri e qualifica sono il nome delle tabelle, ok? From libri, liberty, ho scritto liberty, sì. Libri, autori, qualifiche, libri, autori, where, id, libro, è uguale a pid, libro, and, id, autore, è uguale a pid, autore, and, id, qualifica, è uguale a pit qualifica. Quindi vedete che rispetto alla query che abbiamo fatto prima abbiamo inserito una tabella nuova, un campo nuovo e una condizione nuova, ok? Io questa qua me la prendo, me la copio per sicurezza, faccio copia, mettiamola qui dentro, CTRL V, CTRL S, la mando in esecuzione. Che ho sbagliato? Ancora con libro. Ah, scusate, è titolo. Titolo. Il titolo del libro non è il titolo. Non è il libro, io ho chiamato libro perché mi viene spontaneo. Titolo. Controverso. Ok? Esegui. Notate che praticamente lui mi ha scritto, tirato fuori queste informazioni. Dalla Terra alla Luna è stato scritto da Giulio Verne, che ci ha partecipato Giulio Verne come autore e Pinco Pallo come curatore. Mentre 20.000 lire sotto i mari ci ha partecipato solamente Giulio Verne e solamente come autore. Ok? Se adesso prendo questa query e ci metto un altro filtro, end, qualifica uguale autore, quindi metto un filtro ancora più stringente, cioè voglio vedere solamente gli autori, non mi interessa vedere il curatore. Mi tira fuori solamente dalla Terra alla Luna, Giulio Verne ci ha partecipato come autore, 20.000 leghe sotto i mari, Giulio Verne ci ha partecipato come autore. Se io cambio lì dentro e ci metto curatore, mi comparirà solamente il primo con Pinco Pallo. Qualifica uguale curatore. Quindi vedete, l'aggiunta di una terza tabella ha generato un ramo nuovo in questa struttura molti a molti che mi permette di poter eseguire delle interrogazioni ancora più puntuali sui dati che prima non potevo fare. Quindi okay. Se tu non gli metti un filtro ti fa vedere tutte le combinazioni possibili? Tutte le combinazioni possibili, di fatto. Anzi, volete fare intervallo, è vero, sono in sovrappone. Se non mi devo dire, di solito faccio alle 7:30, quindi la prossima volta alle 7:30. È chiaro, questo ma solamente così come assaggio, poi le vedremo in dettaglio queste query. Dimmi. Un attimo. Se volete farmi un caffè. Sì.
Vediamo un po' che c'è. Quindi vedete che se il database è progettato bene, le interrogazioni funzionano. Allora, devi fare clic qua sul filetto. No, non voglio chiare qua. Ah, allora, salva. Andiamo dentro dalla presa libreria. Scusami. La tabella che qualifiche. Struttura. Struttura. Ma messo la pecca. Ti qualifica, vedi, non c'è. E che cosa mette? Ai. Solo in. Il corretto tab del canne be only one out of one. Perché qui dentro, allora questa che è qualifiche, andiamo a vedere la struttura della tabella. Perché vediamo di un volume? Stato qualifica 1, il più qualifica int. Questo si è impallato da qualche parte. Vedi che prendo, prova a fare clic qua su primaria. Sei sicuro di voler eseguire sì? Fai ok? No. Non c'è praticamente, tu non c'hai inserito dentro i dati? Dentro il piccolo io? No, allora vai, fammi vedere un po', mostra. Con vedi? Con legato pinto qualifica qui. Perché tu questo qua, all'inizio non l'hai messo praticamente subito come chiave primaria. Quindi avendolo messo intero, lui automaticamente ci ha messo 0 dentro come valore. Adesso tu lo stai cercando di trasformare in chiave primaria, che è un valore unico, lui trova due valori identici e non te lo fa fare. Allora se tu fai clic qui dentro, prova a fare clic qui, te lo fa cambiare. Ecco. Allora dovresti andare a modificare i valori. Cancella la tabella e rifalla. Sì, prendi qualifiche, la cancelli, la rifai fin dall'inizio. Esatto. Ok. Perfetto. E rifai. E ricorda che ne mette subito chiave primaria e ti qualifica e poi inserisci i dati, capito? Io mi sono persa proprio. Ma io dopo questo qua lo metto, anzi la prima cosa, che vi faccio adesso quando riprendiamo dopo l'intervallo, vi faccio vedere come si fa il backup e il restore di un database, così questo database che abbiamo fatto oggi ve li metto online, poi vi potete caricare dentro. Allora ve lo faccio per conto mio e poi ma se tu prendi il corso di JavaScript, se no ti dice se vuoi dire lui dice sei qua nel pomeriggio, potrei essere stato pure io nel pomeriggio. Sono una cosa allora abbiamo aggiunto qui l'ho collegato a due qualifiche, ma sempre partendo dalla tabella madre verso la tabella figlia. Esatto. Ho fatto qua. Come si fa a cancellare? No, ma no, ha funzionato ugualmente, lo sai perché? Perché lui si è accorto. Anche se sei partito da qua, vedete, qui ha messo una chiave primaria. Questo non lo devi mettere come chiave primaria. Tu entra dentro questa tabella adesso. Esatto. Liberatore struttura. Il campo PID qualifica. No. Devi fare modifica. E devi togliere AI. Perché te lo mette come AI? PID qualifica. No, domani. Dovrebbe essere scritto AI. No, allora, vai dentro struttura. Vedi? Bisognerebbe levarlo da piramide. Allora fai elimina. Fai elimina e rimettilo praticamente. Sì, esatto, aggiungi, non lo devi mettere in chiave primaria, lo devi mettere solamente in campo, alla fine da alla fine. Basta. Adesso qui dentro ci devi mettere tu qui i valori là per fare. Uno? Perché? Che se mettevo per primario usciva quella la chiavetta. Qui dentro non c'è bisogno di chiave primaria. Dentro a un caricatore. Devo metterci quel codice che mi hai fatto. Questi qua no. Ce ne metti questi. Sì, quello centrale della sta funzionando. Guarda, basta che copi questi, guarda. Anche io. 1, 2, però non ti posso modificare. Ma adesso ho fatto il capisco. L'hai fatti a mano. L'ho fatti a mano. Cioè che in ogni modo. Ecco, il codice è questo, guarda. Da qui. Esatto, però tieni presente che devi farlo.
e li scrivo tutti e tre qua, Giorgio. No, pratica. Guarda. Questo è così. Prima è così. Non è tutti un diverso. Il capitolo libro, il capitolo libro 30. Lui che è collegato poi dalla qualifica a qualifica con la chiave. Così. Li qualifica con li diqualifica, no? Mi fa queste tre cose. No, oh, ok. Allora, di dico. Questi tre che devi poi, devi fare separatamente. Per poterli mettere. Ma separatamente, però, aspetta, io sono qua. Giusto. Tu devi andare praticamente dentro tabella di liberatore. Sezione SQL. Ci sono più che ho creato. No, se SQL. Allora prendi quello lo cancelli. Devi prendere il primo codice, lo metti dentro e fai eseguire. Lo prendi il secondo codice, lo metti dentro e fai eseguire, così. O devi scrivere a mano, infatti te lo evidenzio. Ogni volta che si apre una cartella SQL ti esce vuoto. Ti esce vuoto. Ok. Update. Però visto, abbiamo cambiato motore ed è scomparso il modifica, perché di solito insieme all'inserire c'è anche il modifica. Anche se a me quando mi sono più in crisi non stavi sicuro. Allora quello non vabbè, io ormai c'ho la mia forma mentale da 30 anni che scrive cose così, quindi mi sono abituato, ognuno si crea la sua e non è obbligato a seguire questo. Prendo il mio capo, lo tagli a scorrere, per limitare fa minuscolo o per maiuscolo che cosa. Ah, sì. Io è un altro metodo, scrivi D e autori lo scrivo la maiuscola. Però quello c'ha un difetto, se cambi tipo del database e passi dal database del tipo case sensitive a uno case sensitive, se sbagli a scrivere il nome del campo, sei fregato. Sì, certo. Quindi c'è il suo pro, ma c'è anche i suoi difetti. Vabbè, facciamo il favore. Faccio così, faccio update e me lo metto qui, salvo. Ok. Amici, naturali, giuro. No, non è vero, c'è un giorno fatto così. Faccio così. Faccio così. Poi segui. E la seconda è due. Non so quanto io ho detto. Ma io sto andando dalla prima volta. Salvo. Zero minuti, cosa mi piace per esempio? È studio. Ma faccio nuovo sì. Ma si può fare un più? Era due. Il terzo è uno, due, uno. Tabella liberatura 021 codice l'hai fatto? Ci ho inserito tutte già le no, ti manca più quello. 1 2 1 perché mi dà 0? Perché se avete che hai sbagliato rimetti il mic perché qui non muova questo era 1 1 2 1 2 1 2 ma in questo caso vedi che hai scritto hai messo 0 qua no inizia 1 rilancia questo vado. No questo qua aspetta web il pid libro no pid libro 1 pid 1 questo no questo devi mettere 1 vai cancella 1 si capisce 1 1 1 poi deve essere 1 2 2 ecco 1 2 era 1 2 1-2-2, vai, 1-2-2. Questo è 1? Sì, 1-2-2. 1-2-2. Ah, sì. L'altro, il terzo deve essere 2-1. Vedete, se te sbagli. Rilanciale tutte e tre in ordine. Ok, vado. Sono riuscito a entrare. Sei riuscito a entrare? Nel...
Mazza, questo vero è proprio. Questo è un database fatto in WordPress, fatto in automatico in WordPress. Questa è una cosa, se andate a vedere questi qua, cioè, stanno dei campi che è proprio... Quanti campi long test ha utilizzato questo? Vediamo un po'. Ma vedi, questo è ancora stato mai visto. Vediamo che potessi riuscire da qua. Guarda, è incredibile. E infatti la vedi, vedi un po' di... Il libro uguale a... Numa, quello è num, link, questo sicuramente è un campo testo, va a vedere le proprietà di questo campo testo. Deve andare in struttura, no? Deve andare in struttura. Ah, ci stai. Bisognerebbe andare a vedere. Vedi, poi questo è misto, InnoDB e cose, questo devi dire il numero dei record, della collation per fortuna è sempre la stessa. No, manco sempre la stessa. Solo due volte e così. Mi piacerebbe capire questo qua, questi test come sono fatti, che tipo di campo ci hanno associato. Vai a fa praticamente. Mostra. Struttura, struttura, questo è questo. Sì. Questo che è? I forni. Guarda, ci hanno messo un varchar di 150, un varchar di 250 e i meta, medium text, addirittura questo gestisce praticamente 4 miliardi di cose, cioè i metadati sarebbero questi, in 5 metri 4 miliardi, perché il tag meta, quanti caratteri può gestire al massimo? Quanto può gestire un tag meta? Un tag meta può gestire, mi sembra, quanti caratteri vuole, adesso le parole, quello che si mette, i metadati, che si mette. Solo che Google, quando mi sembra dopo i 200, qui ti disegna, quindi è lui. Esatto, però questo qua, vedi, il WordPress ha generato un campo che è quello dei metadati e l'ha messo come medio in testo, vuol dire, cioè, mette fino a 4 miliardi dei caratteri. Ci potrebbe pure se ce li metti, cioè Google ti disegna. Dopo un po', mi sembra il numero massimo delle parole che puoi mettere dentro, se metti uno, anzi, che lui ti accetta una volta, perlomeno 50, quanta parola, del genere. Quindi, questo? Meglio un test, se andiamo questo database, cioè andiamo a vedere tutti questi record qua, sicuramente dentro non c'è staranno più di 100 caratteri, quindi questo ha sprecato spazio. Questa è la domanda che volevo l'altra volta, cioè su un sito esistente, diciamo che io voglio cambiare il campo a tutte le meta che ci stanno vedendo, già registrato. Ti devi andare a fare un'interrogazione su quel campo, no, ti fai una serie, ti vai a calcolare quanti caratteri ci stanno dentro. Record per il massimo numero di grandi, pure di media d'occhio, queste cose qua. Quindi dice, vabbè, ma questo l'ha scelto, non mi apri le note del marinato, stanno massimo 100 caratteri. Lo prendo e lo stringo, lo trasformo in un baciato di 150, così almeno ci lascio un po' di margine. Vai dentro la struttura della tecnologia del campo, qua, per esempio prendiamo il titolo, libri, che c'è un campo titolo, te ne vai dentro struttura, questo qua, no? Fai modifica, dice questo è troppo grande, 80 caratteri, ne metto 60. Qui c'è stato scritto, che ne so, medium test, probabilmente c'era scritto una cosa del genere, medium test. Dove sta? Medium test, ecco qua. Che medium test, questo ce lo puoi anche togliere. Questi sono 2 miliardi, quello là, quel campo che ho messo là, 2 miliardi e passa di volumi. Questo qua lo prendi e dici, guarda, io ho visto che dentro ci stanno al massimo 150-200 caratteri, me lo prendo, me lo modifico in facciata, ci metto 250 e faccio salva. Ok? E lo prende e te lo mette a 250 caratteri. L'informazione che ti potrebbe dare il sistema in quanto fai questa operazione, che tu passi da tanti caratteri a poco, ti potrebbe dire, attenzione, stai diminuendo il numero di caratteri all'interno di quel campo, quindi guardi qua dove potrebbe essere troncato. Certo. Perché se lui trova qualcuno che fa 360 caratteri, io ti dico, si mangia. Allora, questo riportiamolo a 80, così vediamo che cosa ci dice. Metto 80, faccio salva. No, anzi, non ti dice proprio niente questo, è proprio disgraziato. Aspetta, mi fa piacere. Magari solo se trovo.
forse solo se trova, vediamo un po' se ci metto qui dentro un libro, però questo non me li fa modificare, guarda che maledetto, guarda. Questo sarebbe allora, la presa alla luna, questo ci sarebbe riposta scrivere un po'. Ah, del tuo pannello di controllo del, dell'ostico. Si è fermato. No, saranno funzionati. Me ne vado dentro la struttura, vediamo che fa. Questo qua me lo modifico. È un barciare. Lo metto, che ne so, 20, anzi 30. Faccio salva. Si è proprio fregato. Mi fa piacere questa cosa, vedi? E l'ha troncato, l'ha troncato e non ha detto niente. Cioè questa versione nuova c'ha un po' del bug dentro, ve lo dico subito, di PHP ma è Red Media, perché delle cose non funzionano rispetto alla versione vecchia. Quasi quasi, vabbè, tanto ormai abbiamo iniziato a questa, perché dovrebbe darvi un messaggio, doveva darti un messaggio. Ti dice che praticamente il numero dei caratteri potrebbe essere troncato, quindi fai attenzione, quindi procedi sì o no. Comunque volendo ci stanno a intendere facile. Però ti ripeto, purtroppo quando acquisti un account di questi qua a poco prezzo, tipo 30 euro l'anno, quello che ci stanno su Aruba, quello che ci stanno su tutti i provider, e ti permettono, ti danno questa con l'interfaccia, non è che probabilmente ce n'è una te. Se invece c'hai un server, proprio un server, dove tu puoi installare del software, cioè proprio un server dove puoi accedere, allora là ci puoi aggiungere, metti qualsiasi cosa, quello che poi tu gestisci. L'altra cosa non so quanto è gestibile, magari in locale si viene un programma dove li trovi bene e fai esporta in blocco. Esatto, ti fai l'esportazione del database e ci lavori in locale e poi lo esporti là, cioè, anche quello lo puoi fare, sì, tranquillamente. Utilizzi MySQL Workbench, che è molto meglio. Sì, è sempre gratuito, è sempre della versione su? Ma sembra di sì, c'è anche la versione per Mac, cioè. Se no c'è SQL Maestro che è molto buono, ma non so se c'è su Mac. C'è Navigat che pure forse è il migliore, però non so se gira su Mac. Io utilizzavo la versione trial, l'ho utilizzavo sotto Windows. Che Navigat Cat, che sarebbe Navigator Catalog. Dalla Terra alla Luna. Ok? Allora, così in modo vi faccio, adesso vi faccio vedere, facciamo il backup praticamente del database, sia quello Italia che quello libreria, così in modo tale che poi io li metterò online. Vi imparate anche a caricare e a scaricare, ma soprattutto come si fa un backup, perché è fondamentale avere a un certo punto del lavoro tutti i giorni, se uno vuole evitare poi salire nel terrazzo domeniale e buttarsi le capocce due ore prima di consegnare, magari avendo perso tutto. Conviene farsi sempre il backup, sempre. Allora ci stanno dei sistemi, diciamo, più evoluti, se quelle serve che addirittura tu dentro c'ha nel suo linguaggio lo script che dice che ne so, tutte le sere a mezzanotte prende e vede che un file di backup. Noi lo facciamo sempre per i nostri clienti, uno al giorno. Quando arriva a fine mese, il primo giorno del mese successivo, cancella tutti quelli del mese precedente. Ma non si fa la vostra elettronica? Anche, e lui continua, si può essere tranquillo. Perde un database con miliardi di euro, vuol dire che il cliente ti fa caccia, subito, senza pensarci due volte. Dove sono spariti? Sono stati a fumare. Beh sì, i fumatori galliti stanno a fumare, dai, mamma mia. Guarda. È un brutto vizio, vedete quando muovo sotto, sto meravigliando. E io guarda. Mamma mia, questo bene. Ma quando è il 24 novembre 2007, l'altro sono 8 anni. Ho preso l'accendina, un pacchetto di Pandora Live con 5 sigarette e l'ho buttato. È una vittoria, guarda, con il muro fuori d'estate. Adesso. Io adesso, dove lo io ho fumato per 30 anni, perché a 17 l'ho messo a 47. C'ho avuto l'esempio di papà che ha smesso nel 77 e porta il cuore a polmone nel 2002, quindi 15 anni dopo, 25 anni dopo. Non è che te grazia madre natura, però almeno quest'anno mi ricordo, dormo la mattina, quando marzo, se io un vecchio di 90 anni. C'è la tosse. La tosse, c'è più tosse, niente.
Io mi sono accorto adesso che quanto davo fastidio alla gente devo fumare. Veramente, mi sono accorto adesso che quanto davo fastidio alla gente devo fumare. Però non sono un piscato, se c'ho anche a me fumare. Mio fratello lo manda a fumare in terrazza perché fuma il sigaro, il toscano, l'estate del bello, che lui va a terrazza e portaci delle strade. Però il sigaro fa meno male, eh. Il sigaro fa meno male perché non la spinge. Sì, no, è vero, come va, fa schifo proprio. Invece, devo dire che alcuni sigari, gli ho regalato un coibba proveniente dalla mano, devo dire che c'ha un profumo. Lui fuma mezzi, fuma i mezzi toscani, cioè quelli che parlano domani sulla roccia. Sono 50 anni quei sigari. Allora, io adesso vi faccio vedere come si fa il backup e il restore in database, in modo tale che così almeno uno si impara a mettersi da parte il suo lavoro. Non c'è nessuno. Mettersi da parte il suo lavoro. Allora, per fare un backup praticamente bisogna stare dentro il database in particolare. Allora, se io vado dentro server, cominciamo con quello Italia, database. Entro dentro il database Italia e dentro praticamente ho tutta una serie di voci, tra cui ho esporta e importa, ok? Allora facciamo clic su esporta, devo stare dentro al database, guardate bene, faccio esporta, lui mi dice praticamente esportazione delle tabelle del database Italia in corso, metodo di esportazione rapido, mostra solamente le opzioni minime. Personalizzato, poi mi mette, e questi sono mutuamente esclusivi, in around the box, l'uno o l'altro, poi ci sono due checkbox, l'output, salva sul server, Allora tipicamente quando uno, questo c'è pure dentro questo sistema, però nel sistema effettivo quello che i sistemisti montano proprio sui server, quell'altro che sta dentro il sito di... Quello di Verde. No, diciamo quello server, questo è quello developer. L'altro è proprio quello server. Normalmente là c'è una cartella di default che il sistemista definisce dove vanno a finire tutti i backup in automatico, senza bisogno che tu te la scegli, in modo tale che lui sa che vanno a finire sempre là. Potrebbe anche essere un disco di rete che sta da un'altra parte, né? Su un'altra città, un'altra nazione, non importa. Però è una cosa che decide il sistema, c'è anche qua, volendo. Sovrascrivi, nel senso che se io ho praticamente due file, li ho chiamato il backup allo stesso modo, lui lo sovrascrive. Noi tipicamente le procedure che facciamo noi abbiamo sempre un file che ha un nome e una data, in modo tale che tu ti conservi più versioni. Scusami, ma forse questa è la versione del server, ma io mi ricordo che c'era pure direttamente salva file, no? In esporta. Salva come file che te lo scarica. Sì, sì, e adesso qui dentro uno gli dà il formato, deve scegliere il formato. SQL è quello più interessante, se no lo potete anche salvare praticamente come CSV, che sarebbe quello command separate value, cioè praticamente un file di testo che potete aprire con qualsiasi editor di testo, perché è un file ASCII. Ce n'è una versione fatta apposta per Microsoft Excel, quindi se voi ci fate doppio clic sopra, se c'è Excel sulla macchina, ve lo apre dentro Excel. E quello tipicamente è il formato in cui vengono salvati tipicamente certe volte i dati quando si devono passare, che ne so, a coloro che si occupano della gestione del marketing, che devono fare analisi statistiche sui dati, queste cose qua. E se salvano quel formato, loro se lo caricano in Excel e ci saranno tutti i loro giochetti, capito? Soprattutto quando uno ha a che fare con database che gestiscono e-commerce, quindi c'hanno prodotti, linee dei prodotti e cose di questo genere. Stiamo a vedere che c'è solo tutta un'altra serie praticamente di formati. Fondamentalmente potete salvarlo anche in Word se volete, qui c'è scritto Word 2000, poi in effetti da Word 2000 in poi Word anche quello può essere utilizzato come database, perché ci sono delle librerie che leggono pagina per pagina, parola per parola, identificando la differenza tra titolo 1, titolo 2, titolo 3, corpo carattere, nome della tabella, nome della didascalia. Non si fa mai la richiesta mentre legge un file del Word in quella maniera, però volendo si può fare. Un altro formato è l'SQL, quello che utilizzeremo noi, perché vedremo dentro che cosa lui scrive dentro un file SQL, capiremo perché è il migliore. E poi un altro è l'XML. L'XML sarebbe Standard Markup Language, che una volta era nato come linguaggio di programmazione per il web, per fare pagine HTML, solo che dato che era troppo rigoroso,
non se ne parlava proprio che i web designer scrivessero le cose tutte in un certo modo. Allora alla fine è morto praticamente come linguaggio praticamente per il web, però è rimasto come un ottimo file di interscambio dei dati. Infatti tutti i siti della pubblica amministrazione italiana, quelli che fanno la fatturazione elettronica, queste cose qua, i file sono tutti in XML, perché siccome non hanno sistemi omogenei fra di loro, è l'unico modo che hanno per potersi scambiare praticamente le informazioni. I sistemi conosci Channel Manager? Conosci Channel Manager? No, io l'unico che utilizzo è quello là per fare la fattura elettronica. Channel Manager sono quelli che mettono in condivisione i prezzi, per esempio noi degli alberghi, e li spariamo a tutte le travel agency online. Cioè lo stesso prezzo io lo sparo a tutti quanti. Ma in XML? In XML. Eh sì, perché hai definito un formato e ne hai distribuito il traccio. E io collego prodotto, come lo chiamo da una parte, come lo chiami da un altro, prezzo e tipo. E quindi comunicano e io le devo sparare a tutti quanti. Infatti, perché però è un formato standard che tutti quanti sanno come è fatto, cioè sanno che in quel tag c'è sta quell'informazione, in quella. Se non fosse così non potessi farli, però questo SQL è interessante perché vedremo che cosa lui effettivamente genera. Ed è quello che viene utilizzato maggiormente non solo per fare backup, ma anche per trasportare il database da un sistema all'altro. Il DHPR che ci hai parlato tempo fa? Scarica praticamente i dati delle tabelle dentro degli array. Ma per cosa sarebbe utile? Guarda, c'è perché esisteva all'inizio quando è nato PHP, perché all'inizio non esisteva né l'SQL, non esisteva il formato XML, non esisteva Office, era appena uscito, quindi figuriamo se si poteva fare ancora il formato CSV. Quindi c'era sta cosa, è come se fosse un array, cioè una tabella in cui c'è sta praticamente l'associazione, come si chiama, un array associativo. Ma rivolto al... cioè magari dici ora è un po' vecchio, però col fatto che ci hai detto che esce... il nuovo PHP oggetti è qualcosa che può aiutarli? No, assolutamente. Sono rimasti per retrocompatibilità. Più andrete avanti, più vedete che sta voce aumenterà a dismisura. Perché retrocompatibilità ti deve lasciare per forza, perché tutte sennò ti perderesti milioni e milioni di pagine su web. Se l'HTML 5 non leggesse l'HTML 3 o il 4, tu ti perderesti miliardi di pagine su web. Word è la versione 2003, c'è ancora i file di Word scritti in 2003 o con Office 95, perché certo. Sennò se c'è un vecchio documento fai non lo apri più, giustamente. Salviamo in SQL, no? Allora io prendo... Salva nel server la cartella data da database, non vedi più... No, niente. Niente, facciamo rapido poi, perché è quello più comune. Faccio esempi. Lui mi chiede, perché io qui sto utilizzando un browser che c'ha per default Arduino con, se fai salva il file, ok, questo qua praticamente l'ha preso e l'ha messo praticamente, ha fatto il download e l'ha messo praticamente qui dentro, quindi ha preso il nome del database e gli ha aggiunto .sql, notate? Queste infotariffe, non so che cavolo sta a fare qua. Notate che lui per default ci ha messo questa iconetta qua, ma per il semplice motivo che io su questa macchina ci ho installato anche Microsoft SQL Server. Allora lui quando vede un file è salvato con estensione .sql, suppone che è un file fatto praticamente da SQL Server e ci mette la sua iconetta. Queste sono le associazioni del Windows. Non è vero, questo è un file hashing, ma io l'ho salvato in questo formato perché aprendolo vedremo effettivamente che cosa fa. Io me lo apro con Notepad Plus, che è anche un Notepad che fa anche la colorazione delle istruzioni. No, è sbagliato già. Perché lo prendo? Perché non lo so perché. Riapriamolo. Con Notepad Wilco. Consiglio sempre di riaprirlo con Notepad, perché a me al lavoro è successo due volte che non dicendolo PHP MyAdmin ti veniva male, però te lo diceva PHP MyAdmin quando lo faceva. Ti metteva un errore alla fine scritto e ho avuto due siti, un casino che dovevo recuperare dopo tutti i file del... Questo è un Notepad. Sì, quindi è sempre buono riaprirlo con Notepad o qualcosa, perché se c'è un problema, non so perché, delle volte il PHP MyAdmin non te lo dice, però qua sotto c'è scritto errore, c'è stato un problema. E meglio accorgere prima perché su due siti, e uno è stato, il cliente, scusa, perché il capo ha fatto il download e ha fatto tanto le strutture senza i contenuti dei dati. Ah, ho capito.
E a me invece ha fatto proprio errore perché c'era un problema con la ruba. Allora lasciamo perdere. Ok, allora questo vedete è il file che lui ha creato. È un file che ha dei commenti che sono scritti in verde, che sono rappresentati dal trattino. Poi c'è tutta una serie di istruzioni. E c'ha anche i dati, vedete? C'ha anche i dati. Queste sono le mie province, queste sono le mie regioni e così via. Guardate, qui dentro ci stanno tutte le informazioni di default di questo database. Io se prendessi questo database e lo carico dentro SQL Server, me lo replicherebbe tranquillamente, strutture e dati. Però quello che volevo farvi capire, quando voi esportate in questo modo, lui crea un file che poi contiene al suo interno delle istruzioni SQL vere e proprie. Questa noi non la vedremo, la vedremo marginalmente, ma quando noi abbiamo creato la tabella province, lui sotto ha eseguito questo codice. Noi non l'abbiamo visto, abbiamo solamente detto dai il nome alla tabella province, quanti campi devo mettere dentro? 4, gli abbiamo messo i nomi dei campi, abbiamo fatto il tipo, il dato, l'individuale può essere quello con l'audio incremento, i valori di default, abbiamo fatto salva e lui ci ha creato la tabella. In effetti lui ha eseguito questa porzione di codice, che è una parte del linguaggio SQL che si chiama DML, Data Manipulation Language, che è una parte del linguaggio SQL che serve per creare, modificare e cancellare database, tabelle, indici, campi e cose di questo genere. Quindi qua ci si possono anche studiare un po' di comando. Esatto, qui dentro se uno si salva un database anche complesso in formato SQL, lo può utilizzare anche come ottimo strumento di studio per capire come vengono generate queste cose. Perché in effetti io con PHP posso anche fare, questo a tutti gli effetti, come se fosse linguaggio SQL, posso anche fare un comando che mi crea la tabella. Posso anche, qualcuno mi può anche venire a richiedere, qualche cliente, mi devi fare un sistema che mi crea database fatto in PHP. E io lo posso fare, perché questa è una normalissima istruzione SQL che io posso lanciare da PHP con un'istruzione normalissima e che quindi mi crea la tabella, fondamentalmente. Cioè io in teoria quello che voglio dimostrare è che conoscendo PHP e linguaggio SQL, se voi foste capaci potreste darmi PHP admin per conto vostro. Tranquillamente, perché lì sotto c'è HTML, CSS e più linguaggio che capisci, c'è sta nient'altro. Un po' di JavaScript, no? Un po' di JavaScript perché fanno un po' di cose, però, vabbè, però fondamentalmente quella è un'interfaccia scritta in PHP e HTML, punto. 4, non in C perché non è responsive, non è la stringa, dopo un po' se non funziona più. Quindi questo è il nostro database esportato, chiudi tutte tranne questa, sì, perfetto, e adesso questo qua lo chiudo, me ne vado praticamente dentro alla mia interfaccia e mi cancello il database Italia, così faremo l'importazione. Questa era l'esportazione, ok? Me ne vado dentro al server, mi seleziono nell'elenco del database Italia, questo, e lo elimino. Notate, questa istruzione che vedete qua, drop database Italia, è un'altra istruzione SQL del DML, cioè che gli sta dicendo distruggi il database Italia. Quindi questa è un'altra istruzione che voi potreste tranquillamente comandare tramite PHP per fare qualsiasi operazione. Quindi vedete, tutto ciò che lui mostra come istruzioni sono tutte cose che stanno nel linguaggio, è enorme. Per database più blasonari di SQL Server Oracle, ci vogliono mesi di studio per impararlo, tutto quanto sarà in un corso, se non anni per impararlo da solo. Però sono tutte istruzioni che poi tranquillamente potreste anche comandare per conto vostro tramite PHP, al di fuori di questo. Io gli dico ok, e lui praticamente mi ha preso e mi ha distrutto completamente il database. Se io entro nella struttura d'albero del mio server, vado dentro quella famosa cartella data, noterete che la cartella che riguarda Italia è scomparsa, perché lui oltre a cancellare il database mi ha distrutto anche quella cartella con quei famosi file FRM o PT che abbiamo visto l'altra volta. Ok? A questo punto io, standone dentro al server, io adesso non mi ricordo, vediamo un po' come è fatto il codice, se c'è scritto create database, perché molte volte non lo mette. Allora, no, fa un create table, non c'è create database. Ok.
Perché mi manda errore? Quando sei andato a fare cancellazione? Che errore ti ha dato? Se mi distrugge completamente. Che errore ti dà? Leggi l'errore. Error dropping database can't. Non è che ce l'hai aperto perché c'è troppe linguette aperte e forse ce l'hai aperto due volte, vedi un po'. Perché potrebbe essere. No, questo è quello dell'altro sito. Non è che stai perché da cancella sull'altro sito. No, no, no. Comunque già ho fatto il backup. No. Non ce l'hai? Forse devo chiedere questa. No, questo è il server PHP, non c'entra niente. Scusa, fammi rivedere un attimo. Allora, riseleziona praticamente il database e fai elimina. Stai vedendo? Scusa, prova a fare fresh, non è che già l'ha cancellato. E... no. Drop database. Messaggio è 10.10, error drop database, can't rmdir. Ah, dice che non riesce a entrare praticamente nella cartella. Tu con che account sei entrato? Con che account sei entrato? Quello studente? Sì. E allora si vede che chi ha installato PHP admin ha tolti i privilegi. Ha tolti i privilegi e quindi non ti fa cancellare praticamente la cartella. Dovevo rivederlo, dovevo installare, cancellare e installare. È solamente una questione dei privilegi. Controlla i privilegi. Solo dei privilegi. Sono tutti i privilegi. No, come studente. Come studente è proprio dell'account del computer. Giusto, come sei entrato. Sì. Probabilmente l'hanno installato da administrator quello. E l'hanno installato solo per l'utente administrator. Vedrai. Allora, questo qua, adesso, io me ne rimando dentro la mia interfaccia. Ok, qui dentro. Dentro al server mi creo il database Italia praticamente vuoto, dobbiamo Italia, ok, faccio creare questo. Adesso praticamente è un database che è vuoto, dentro ci stanno né tabelle né dati, me ne vado praticamente dentro al database, clic, e anziché fare esporta faccio importa. Lui mi dice: il file può essere in formato anche compresso, però non è, lui legge anche i file compressi, guardate bene. Cerca sul tuo computer, faccio clic, sfoglia, mi seleziono il mio file, italia.sql, apri, ok, vedete me l'ha messo qua. Notate che il formato SQL ha dei limiti, notate che lui può esportare, può importare fino a un massimo di 2 megabyte, però 2 megabyte di file SQL, che è un file hash, vuol dire che dentro c'avete tanta roba, c'è proprio tanta roba dentro, quindi non è proprio una cosa banale. Notate che lui poi mette come 7 di carattere del file, il default, l'UTF-8, perché si vede che è quello che praticamente era settato. Il formato naturalmente è SQL, eh? Se uno lascia praticamente tutte le impostazioni di base e fa esegui, vedete che lui sta lanciando un file che si chiama import.php. Avete visto? Quindi è proprio un file PHP, dove dentro ci stanno delle istruzioni che praticamente comandano la creazione del database. Notate che lui praticamente ha ricreato, qui vabbè, vi fa vedere tutto quello che ha fatto, se io vado dentro praticamente il database Italia, lui mi ha ricreato esattamente le tabelle regione e province, esattamente come avevamo fatto prima. Quindi questo è il metodo con cui voi vi conviene utilizzare per fare il backup. Noi naturalmente l'abbiamo fatto per tutto il database Italia, ma se per caso il database Italia poi è maggiore di quei famosi 2 megabyte, voi questa operazione la potete fare anche tabella per tabella, guardate bene. Cioè, se io so che il mio database sicuramente il file SQL verrà più di 2 megabyte, quindi non mi farà l'importazione dopo, adesso perché c'è un limite fisico, io me ne entro dentro al mio database, comincio a prendere la tabella provincia, e mi faccio esporta,
e quindi mi esporto solo la tabella provincia. Capito? E quello qui dentro mi ha portato province SQL, poi prendo regioni e mi porto regioni.sql, poi ci avrò comuni, mi esporto comuni.sql, me lo faccio separato a pezzettini e quando me lo recupero a pezzettini. Inizio dalla tabella regioni e mi importo prima quello. Poi faccio l'importazione delle province, l'importazione dei comuni. Ma nell'importazione poi crea automaticamente la... cioè devo creare regioni, ci importo regioni, creo... Allora, devi creare... no, perché guarda, se io vado dentro al codice, me ne accorgo dal codice, vedi? C'è un create table. Quindi vedi, non c'ho bisogno di creare la tabella regioni, perché se la tabella lui fa create table if not exist province, quindi se io la creo province vuota, lui prende e non la ricrea e ci carica solamente i dati, se non la trova lui prende e la crea. Noti che pure qua c'è un piccolo saggio di linguaggio, if, il famoso if che abbiamo visto a PHP, anche MySQL c'ha un po' di istruzioni. C'ha l'if, c'ha il while, c'ha l'app per fare tutto maiuscolo, c'ha il loader per fare tutto minuscolo, c'ha le funzioni un po' per manipolare le stringhe, qualcosina c'ha, non c'ha un linguaggio evoluto come ce l'ha SQL Server, come ce l'ha Oracle, ma qualcosina c'ha, quindi vi potete divertire anche a vedere quella sezione là, dopo che avete imparato bene a usare il database, eh? Tutto qua. Ma volendo, dalla dimensione massima, come viene? Puoi chiamare la banca server e fartela montare, non sbaglio. Però dipende da come è stato installato, non è una cosa che puoi fare te. Chiamando Aruba, cose di... No, allora, tu quando prendi su Aruba e dici voglio prendere un database MySQL, quanto deve essere grosso? Lui per default ti danno 100 MB, ma se a te ti serve da giga, te lo danno da giga. Però le proprietà di esportazione, quelle sono messe dentro MySQL.ini. Quindi quelle cose là lo devi chiedere praticamente al sistemista. Però può cambiare. Volendo sì, però il default è quello. Il problema è che dal nostro pannello di controllo noi non possiamo andare a cambiare le impostazioni. Io cambiare una volta, se io per esempio, perché io mi ricordo di aver caricato, di aver importato dei mesi più grossi direttamente. È probabilmente perché erano state cambiate le impostazioni. Di default questo qua forse sulle macchine che vengono date per fare sviluppo è 2 mega, ma se installi quell'altro può darsi che là ti fanno cambiare le impostazioni. Cioè il pannello di controllo può dire no, i file da importare devono essere a 200 mega. Ma non abbiamo fatto, lui ha chiamato per farlo fare qualcosa. Ha chiamato perché il sistema. Però non c'è un problema, cioè io lo so che mi ho mandato, se ci sarà un motivo che c'è un limite, no? Il limite è l'occupazione della banda. Tu ti immagini se una su... adesso c'è la fibra ottica, quando c'era per esempio la prima DSL che è uscita praticamente quant'era a 512 kilobyte e ancora abbiamo quella e se ti metti a fare upload nel file che è 200 mega quanto ci passi sopra, quanto andavo, capito? Non occupi solamente la tua del tuo mamma, anche sì, quella del provider. Sì, abbiamo fatto, infatti non l'abbiamo fatto in altare infatti no in questi casi che si fa? Si prende quando c'è da volta, quando c'erano delle grosse molle di grande file, si faceva il disco, se pacchettava, se mandava il provider, il provider infilava dentro e sopra c'era da là da allocare, non è di che da remoto e sparavi 2 giga di database su 512 grossi, no? Sì, dipende, quello della buffetta era 45 giga, ma io non mi sarei mai pensato dall'ufficio di fare un restore di 40 giga, 5 giga, ci avrei messo qualche mese, credo. Quindi queste praticamente sono le due tecniche che servono per importare ed esportare praticamente, anzi esportare e poi importare un database, che serve l'utilizzo che se ne fa più spesso è quello di fare il backup, imparare a fare il backup e rimettere i dati è la cosa peggiore che può capitare praticamente sul lavoro. Chiaro? E adesso, siccome volevo farvi esercitare, visto che ci abbiamo venerdì, sabato, domenica, lunedì, volevo farvi esercitare a fare un database, spenderò questi ultimi 20 minuti, a darvi un progettino da fare. Io adesso faccio la parte della scimmia, ovvero del cliente, che non sa quello che è un ignorante patentato sull'argomento nella stragrande maggioranza dei casi. Dirò, io sono praticamente... ho un negozio che vende scarpe e voglio praticamente, vendo qualcosa e voglio praticamente progettare
pubblica un database, voglio mettermi su internet, e quindi in qualche modo vedi lo stream sistema che fa e-commerce, e che quindi io do i miei prodotti e tu mi devi costruire tutto il sistema che fa i prodotti. Naturalmente io non capendo niente di informatica, la persona che mi sta di fronte, che è quello che è, deve cominciare a fare tutta una serie di domande. E la prima domanda di questa è, a parte dice quanto vuoi spendere, che lui dice voglio spendere 1.000 euro, gli fai ciao e arrivederci, trovate qualcun altro. Però il problema è, bisogna saper fare le domande giuste, perché il cliente non ti dice guarda mi devi fare una tabella dove dentro ci devi mettere i tipi, dentro un'altra tabella mi ci devi mettere dentro le sue taglie, dentro un'altra tabella mi ci devi mettere i modelli. No, il cliente ti dice io faccio, vendo questo materiale. Sei te che poi a partire dalle informazioni che ti dà il cliente devi riuscire a capire come organizzare questo materiale in maniera ottimale. Allora io adesso faccio la parte praticamente del committente, questo qua me lo salvo, me lo chiudo, me ne apro uno nuovo che poi me lo mezzipperò e metterò praticamente online insieme a queste cose fatte oggi in modo tale che ce l'avete. Allora il progetto faccio salva con nome, lo chiamiamo praticamente, lo mettiamo dentro desktop nella root di www e lo chiamiamo negozio. Allora io sono un negozio e vendo praticamente materiale elettronico, elettrodomestici, televisori, lavatrici, frigoriferi, cucine, computer, cose di questo genere, no? Allora, chi sta praticamente, dice, tu che informazioni vorresti mettere online? Innanzitutto vorrei mettere online lo stand. Per stand io intendo praticamente che cosa? La sezione dove si vendono le lavatrici, la sezione dove si vendono le lavastoviglie, la sezione dove si vendono praticamente i computer, quella dove si vendono i televisori, quella dove si vendono gli hard disk e così via. Quindi lo stand, per stand intendo questo. Qualcuno, dovete, quando fate un progetto, voi dovete trasformare quello che vi dice praticamente il cliente in qualcosa che si chiama metafora, cioè dovete capire qual è la metafora del problema, se no non andate avanti, veramente. Lo scaffale, chiamate lo scaffale, così utilizziamo il termine italiano, lo scaffale. Lo scaffale è una cosa che sta su quella parete, e dire, su questa parete che ci vuoi mettere i televisori, ok? Quindi voi ci avete da memorizzare lo scaffale, poi che cosa ci avete da memorizzare all'interno? Come volete suddividere i vostri prodotti? Li volete vendere per marca? Li volete vendere per tipologia di prodotto? Cioè all'interno di delle televisioni volete, che ne so, vendere tutti i prodotti Samsung da una parte, tutti i prodotti Philips dall'altra, tutti i prodotti Sony dall'altra, tenendo presente che tutti quanti hanno il 32 pollici, il 42 pollici, che sia smart TV, che sia quello, che sia quell'altro, quello dipende dal cliente. Il cliente dice no, voglio dividerli per marca di prodotto, no? Giusto? Per esempio, io voglio vendere tutti i Samsung da una parte, i Sony dall'altra, i Philips dall'altra. Ah, quindi a questo punto c'è la marca del prodotto, ok? Dopodiché all'interno della marca del prodotto c'è naturalmente la tipologia del prodotto, perché la Samsung fa televisioni, ma fa anche le lavatrici. C'è il famoso slogan che tutti i prodotti Samsung parlano fra di loro perché sono tutti interconnessi, e riuscire a capire che cosa deve dire una lavatrice a un televisore? Lo sanno solamente loro, lo sanno, però loro dice che possono parlare da uno smartphone Samsung che puoi anche comandare la lavatrice a casa, a meno che non ti esplode il tubo dell'acqua. E a quel punto non c'è fai niente. Ma quindi all'interno della marca del prodotto io metterei la tipologia. Per tipologia intendo televisore, lavatrice, computer, monitor, quello che parla, memoria RAM. All'interno della tipologia del prodotto, allora poi sono arrivato praticamente al clou. Anzi, queste qua mettiamoci una piccola tabla. All'interno della tipologia del prodotto ormai ci sono, perché ci avrò. Tipologia del prodotto, televisore, quindi mi serve. Come li vogliamo catalogare i televisori? Quello pure dipende dal cliente. Li vogliamo catalogare per diagonale, per pollici? Quindi ci sarà la classificazione del prodotto.
Sì. Decidetela voi, ma prendiamo una di riferimento così almeno poi possiamo fare dei confronti fra i risultati che ottenete, no? Che mettete in più. La classificazione del prodotto, quindi che sono i televisori li classificheremo per diagonale, le lavatrici li classificheremo che ne so, per peso, 5 kg, 7 kg, 9 kg, le lavastoviglie le classificheremo per numero dei piatti, ovviamente si fanno per il numero di piatti che possono contenere all'interno e così via. No? All'interno poi una volta che ho classificato il prodotto, mi serve praticamente che cosa? L'ultimo stadio. Prezzo. No, l'ultimo stadio praticamente è la descrizione del prodotto, no? Anzi, scusate, l'articolo. Televisore Samsung 32 pollici, modello U45746, caratteristiche. Televisore Samsung 32 pollici, modello U463537, caratteristiche. Adesso si somigliano un pochettino. Quella è la descrizione del prodotto. Nell'articolo, che possiamo entrare un po' più nel dettaglio, a me mi serve un identificativo, chiamiamolo ID. Una descrizione. Anzi, come si può chiamare il nome del prodotto? Nome prodotto. Ok? Poi mi serve una piccola descrizione del prodotto, il costo del prodotto, no? Poi la quantità presente in magazzino, quello è importante perché io non posso vendere online una cosa, poi disponibilità. Chiamiamola disponibilità, no? Anzi, io ne farei due: quantità presente in magazzino e disponibilità al pubblico. Perché io differenzio di solito? Perché a me c'è un successo nei primi fine anni 90 di fare un mall in cui non avevamo considerato questa differenza e uscivano quantità negative, cioè praticamente sembrava che la gente acquistava cose che praticamente in magazzino non c'erano. Allora tu quando vendi qualcosa online, tu in magazzino c'hai 100 pezzi, ma man mano che vai avanti nella giornata li consegni una volta che li vedi, a metà giornata, alle 12, fai il primo carico. C'avevo 100 computer, ne ho venduti 20, li faccio partire, perché sennò stai sempre col corriere avanti e indietro che ti porta la roba. Quindi, esattamente a mezzogiorno un minuto, la quantità in magazzino era 100, però la disponibilità era 80, perché se ti arriva praticamente un cliente che te ne ordina 81, non lo può fare, perché 20 già sono impegnati. Quindi ci vuole quello che c'è in magazzino e quello invece che è disponibile al pubblico, che tipicamente è una differenza tra ciò che c'è in magazzino e quello che è stato ordinato, che sarebbe praticamente l'esperienza. E poi vabbè, ci vuole, se quando si arriva a zero, ci vuole uno stato del prodotto. Allora, lo stato del prodotto tipicamente non indica che il prodotto non ce n'è più in magazzino, perché basta che arrivi a zero e la fai un controllo. If quantità presente in magazzino uguale a zero, then il prodotto non è più disponibile e faccio scomparire addirittura la scheda del prodotto, oppure non lo faccio nemmeno cliccare, cioè se vede che esiste ma non lo faccio nemmeno cliccare. Lo stato del prodotto potrebbe indicare questo è un prodotto che esisteva 3 mesi fa ma adesso non si vende più, quindi possono essere gestiti solo ordini vecchi, perché ce l'abbiamo ancora in magazzino, li abbiamo ancora mandati via, però non si vende più perché non viene più prodotto, quindi non te lo faccio più ordinare, ok? Quindi poi naturalmente potrei metterci tutte. Ma quindi non sarà come le ha chiesto gli altri stati che abbiamo fatto, non sarà un booleano questo? Noi li mettiamo. No, stato del prodotto è un booleano. Sì o no? Ma per come vi spiego potremmo anche metterlo in un altro modo come cosa, perché può essere uno stato a seconda del se è esaurito perché arriva. Se arriva o se è esaurito perché. Potresti anche fare una cosa di quel genere. Potresti anche fare una cosa di quel genere, anzi di essere un valore booleano secco, 0-1, potrebbe essere, che ne so, un valore. Un chart 1 che dice A attivo, N non più disponibile, non disponibile perché per esempio sono esaurito. Esaurito? Oppure che ne so, un altro carattere C non si vende più. Fuori così, fuori produzione, quello che fare. Poi dipende sempre dal cliente come vuole gestire praticamente
le informazioni. Tenete presente che uno stato del prodotto secco, booleano, valore 0,1 è un valore che voi mettete nella tabella articolo, punto. Un altro valore di cui parlava lui è una tabella a parte, perché tu devi mettere, creare una tabella che si chiamerà, che ne so, stati del prodotto, probabilmente un altro nome, e lì dentro dovrai mettere, insomma, A uguale a B, B uguale esaurito, C non più vendibile, D cose, e quindi dovrai ricordare il puntatore dentro questa, ricordate? Un conto è il campo booleano che può assumere solo due valori, quindi non c'è bisogno di una sua tabella descrittiva a parte. Un conto invece è un valore, come diceva lui, quello c'ha bisogno di una tabella descrittiva a parte. Per esempio, perché un giorno potrebbe uscire. Cioè, hai mai fatto caso che adesso sui volantini che vi mandano da Euronics, ogni euro, dice questo prodotto ha questo prezzo solo se l'acquisti online, perché se vai a acquistarlo da loro ti fanno un altro prezzo, poche settimane. Questo è uno stato che è uscito da poco e quindi tu in teoria dopo lo devi aggiungere all'elenco, perché più vai a tempo e più quegli esperti di marketing si inventano cose strane. In stato del prodotto si possono mettere delle sigle che descrivono sia se è in offerta, sia se è disponibile o se è produzione un pezzo di una sigla, diciamo. Esatto, potrebbe diventare una sigla, quindi devi fare una tabellina a parte dove codificare queste cose, capito? Perché sennò se io scrivo in offerta tutto minuscolo e lui scrive in offerta tutto maiuscolo, e dalla base del tipo che i sensi, i due insieme non andranno mai d'accordo, per capirsi. Quindi dicevo, qualcuno che prende la decisione come scrive quell'informazione. Quindi potete fare quello che vi pare, rimaniamo sullo stato esempio che è 0 e 1, poi uno se vuole se lo ha. Quindi fondamentalmente io questo come diciamo come cliente vi chiedo, io ho questa attività, la gestisco in questo modo all'interno del negozio, vorrei portarla praticamente sul web. Naturalmente poi uno con l'esperienza dà anche consigli migliori su come strutturarla, dopo uno ha fatto uno, due, poi alla fine è lui che consiglia come fare le cose, tenendo presente che tipicamente chi ha un'attività già fisica difficilmente vuole trasformarla in qualcosa di diverso online, vuole una replica, perché sennò per lui vuole gestire due sistemi informativi diversi. E poi qui sotto c'è da gestire tutta la parte che riguarda gli ordini, le fatture, il trasporto, non ci interessa, lo possiamo vedere pezzetto per pezzetto. Però intanto già mi piacerebbe che riuscireste a ragionare, io ho dato delle macro informazioni, quante tabelle vengono fuori, come sono legate fra di loro. Naturalmente ogni tabella ci avrà la sua chiave primaria, ci avrà il suo stato del record. Qui per esempio manca praticamente, no, qui c'è tutto, poi quando andremo ad aggiungere poi le cose degli ordini ci sarà la tabella dell'ordine, quando è stato fatto l'ordine, quando è stato evaso, lo stato dell'ordine, se è evaso, non è evaso, se è stato annullato. Cioè, quando hai fatto il mall, quante cose hai messo? Quando abbiamo fatto il mall c'erano dentro una cinquantina di tabelle. Ed è stato il primo mall fatto in Italia, era Flash, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, quello che c'era come simbolo la bustina, fatto da Luigi Grignano, il fondatore di Flash, il primo provider italiano, ancora prima di Telecom. Era uno che c'era veramente il cervello che gli fumava, aveva iniziato praticamente con la radio fatta in casa, Luigi Grignano. Poi si è perso perché ha trovato non era molto intelligente dal punto di vista commerciale. Lui voleva, c'è gente che ci ha manipolato su questo flash, non l'hanno fatto fallire. Poche parole, perché glielo deve un pochettino le cose carine, le distribuzioni che in quel momento stavano entrando loro, quindi era il periodo in cui entravano Saturn, Unieuro, sì, queste cose qua. E sì, trovasse di fronte una cosa che vendeva 5 miliardi di cellulari al giorno, in cellulari, perché lui faceva una promozione: se spendi più di 600 euro io faccio il 50% di sconto, nel senso che puoi comprare un'altra cosa a 300 euro se ne costa 6. Noi mettiamo online tipo 5 miliardi di cellulari, sparivano dopo 24 ore, 48 ore. Quindi tutti quanti comprare il cellulare a 800 euro perché c'erano 400 euro, se è buono per acquistare un'altra cosa. Allora la moglie, uno se comprava il cellulare, la moglie regalava la lattrice nuova, capito? Fine erano a quel tempo, non abbiamo fatto più niente.
e c'è uno IFI Banca che dopo poi ha fatto le pulci e hanno scoperto che stavano sotto le 15 miliardi, 15 miliardi uno che pensa di spiccioli stavano sotto le 15 miliardi e flash, perché hanno fatto dei magheggi sotto i vari la gente che ci stava intorno. Ma qui un po' tutti, se vedi anche poi infatti è fallita, dopo che ci siamo andati noi è fallita tipo un anno dopo. C'era Burghi, però noi è un lavoro che ci abbiamo lavorato 6 mesi per fare sia il sito che il sistema gestionale per la gestione del magazzino e ci abbiamo lavorato in 5 persone, praticamente full time, anche di notte, per fare testa. Un po' tutte queste compagnie grosse italiane purtroppo. Ma no, a quel tempo no, perché non, adesso se lo fai adesso lo fai con un'altra condizione di causa. D'accordo, sì, no, però. Adesso c'è la cosa che si è inventata Dell si è inventata quella famosa formula: io acquisto solo ciò che già ho venduto. Tu pensi che quando acquisti da Dell pensi che c'hanno il magazzino, c'hanno il pezzo, no? Quindi dico, io te lo consiglio fa 72 ore perché c'è un accordo con i fornitori. Io a metà mattinata ti ho venduto 100 PC, quando torni dal fornitore assemblano questi 100 PC e mi mandano. Io acquisto solo ciò che già ho venduto, perché già ci sono, quindi già posso pagare il fornitore, quindi il fornitore mi dà già subito la roba senza che mi abbia. Ma quello uscirà molto dopo. Io conosco gente che aveva negozi, si è messa online 1 milione di euro. Ignorato dalla banca, si ritrova senza casa, senza lavoro e senza niente, perché non avendo applicato sta regola, facendo scorta, l'app a un certo momento non è più come a metà degli anni 90 che tu lo compravi e durava un anno o 2 anni per uscire il modello nuovo. A partire dal 2002-2003 tu compravi un PC, 6 mesi dopo era obsoleto, cioè non è da adesso, è dal 2003-2004. Gente sprovveduta che pensate ai soldi, ha fatto magazzino, e poi alla fine ne ha venduti i primi 100, ma gli altri 900 sono rimasti sul gruppone perché l'utente voleva quello nuovo. E vedo? C'è gente che ci ha perso veramente la casa, eh? Ne conosco, eh? Negozi a 4 vetrine, 10 dipendenti. Già sta attenti quando si fanno queste cose. Poi adesso lo sanno tutti, quindi tutti adottano questa soluzione. Ma è una soluzione orribile. Prima invece per fare concorrenza te lo consegno entro 4 ore. E se te lo consegno entro 4 ore vuol dire che ce l'ho già un magazzino quello certo. Pronto. Certo. Perché intanto nel magazzino non ho un bavalo, chiama il portiere, lo porta a casa. Comunque quanto le tecnologie ora sono abbastanza useggenti e impressionanti. E non servirebbe così tanto, dovrebbero fare dei sistemi molto migliori. Però io mi ricordo che io avevo una scheda grafica che avevo pagato 900.000 lire, l'ho fatta aggiustare e mi è costata 130.000 lire, perché 100 euro l'ho dato al tecnico che mi ha dissaldato il chip e 30 euro costava il chip nuovo da mettere sopra. Adesso la scheda grafica costa 30 euro e ci vuole lo stesso tempo per il tecnico per fare perché la saldatura è sempre quella, eh? Sì. La saldatura è una saldatura. E come fai a dargli 100 euro di lavoro? Sì, però quello che si compra, cioè il computer dopo 6 mesi è vecchio. Mi dirai che non mi hai fatto un oculato riciclaggio di ciò che butti. Perché se esistesse una legge seria sul riciclaggio, che io mi compro un Mac nuovo, te porto quello vecchio, tu me lo ridimi, me lo supervaluti, perché la legge dice che mi devi dare almeno 100 euro, così sei responsabile te. Questo che te prendi, come fanno adesso con le lavatrici, se ti compri questo per scagliartele dalle tasse, se ti compri gli elettrodomestici di classe A+, chi te lo vende, se prende carico devi tirare il vecchio e di smaltirlo lui, quindi viene e lui c'ha tutti interessi che venga mandato al sistema di riciclaggio dove gli danno dei soldi, e dici di uno il ferro, il rame, l'acciaio, il vetro, l'oro, tutte queste cose qua, quindi invece adesso via a buttare gli scarichi. Però una cosa su questo fatto di riciclare diventa vecchio, una cosa che hanno provato e hanno in alcune case, che in molte case devono diventare vecchio il tuo sistema, ti mandano aggiornamenti. Guarda, io sono aggiornamenti. Io questa cosa la conosco dai tempi dell'università, perché io ho fatto un esame con un professore, uno degli argomenti era proprio il tasso di vita dei componenti elettronici. E già si sapeva a metà degli anni 80 che 10 anni dopo, praticamente, con l'implementazione delle nuove tecnologie della microelettronica, i componenti sarebbero costati sempre meno e sarebbero stati sempre più deboli dal punto di vista strutturale. I componenti, soprattutto la macchina, cioè, hanno perso quelle cause delle compagnie grosse di quattro, così perché? Perché esce l'iPhone 6,
il tuo 5 casualmente comincia ad andare sempre peggio, ma com'è possibile? No, ma fate bene. Windows, uscito Windows 10, un PC vecchio che avevo che mi andava pieno pieno per un gioco, che era un PC di serva. Bah, ora va lento, si impalla la stecca, l'ho formattato, non faccio proprio niente. Ormai però... fa parte così perché devono essere. Perché devi vendere. Il mercato si blocca, no? Ma si blocca, non è che si blocca. Guarda, non è che il mercato non è normale. Guarda, non è che si bloccava prima del 2003 il mercato, cioè, insomma, si vendeva molto meno. Ma no, non è che si vendeva molto meno, si vendeva molto meno e le cose costavano di più. Io ti ripeto, il PC l'ho comprato a 5 milioni. nell'85, prima con fare il BBM, penso con mio fratello. Ancora vive! Ancora vive, funziona ancora, mio fratello sopra è andato a vedere, è scritto il clip e dà la collezione da tenere in birra. Scheda lì da 16 colori, schermo 14 colori. Io vedi anche che prima poteva acquistare diverso. È diverso. Ma adesso invece un computer è. Io il primo Toshiba Pro Satellite 3002 l'ho pagato 5 milioni di euro. Ma non domanda, il problema solito. Io mi è caduto dopo un mese, ho pagato lo schermo per sempre lo schermo online e quello fisico. Io mi ricordo quando ho pagato la prezzi di me, quindi c'è quello il 21 e 3 anche.